Buonasera a tutti, ottimo lavoro, sono contento del risultato. E bravo Dario per l'intervento con il cliente. A domani che il lavoro non è ancora finito, mi raccomando. Arrivederci, Arrivederci, professore. bro. Allora ci sei per l'uscita? Io ho appena finito di lavorare. La stanchezza. Perché ho la sensazione che mi darà buca? Perché in fondo tutti noi esseri umani siamo indotti da traumi e induciamo traumi in noi stessi. We are all trauma-induced, trauma-inducing people. E i miei traumi? Quali sono? Ehi, nonna. Scusami, ma non riesco a venire oggi, che stasera è uscito un impegno con Stefania. Tutte persone a cui ho fatto e faccio tuttora attendere troppo. Finché non è troppo tardi. E così il fare attendere è diventato un'abitudine, percepita quasi con affetto. E l'attendere gli altri è diventato un mantra. Dario, scusami davvero tanto, ma ho avuto un contrattempo e stasera non posso proprio. Però facciamo un'altra volta, eh? Promesso. E se il tira e molla di lei non sia altro che il risultato di chissà quale trauma? Forse non potrà mai nascere nulla. E non me ne sarei mai potuto davvero accorgere. Finiamola qui. Mi sono stancato di essere preso in giro. Non può. Ma non è chiudere tutto e cancellare una lunga amicizia la risposta, forse. Mi farei solo del male. Forse dovrei invece continuare a fare quello che faccio tuttora, senza però farmi male quando mi schianto contro il muro. Oh no, non ti preoccupare. Me l'avevi detto che forse non ci saresti riuscita ad essere. Vogliamo vederci domani? Vorrei vederti prima che inizino gli esami. Per me va benissimo, solo che ti faccio sapere domani di preciso, perché in questi giorni non mi sento benissimo e non sto capendo nulla. Ehi nonna, scusami ancora se stasera non sono venuto. Comunque per farmi perdonare vengo domani e ci prendiamo una bella pizza insieme mentre vediamo il segreto.
Se lei non può cambiare, ciò non vuol dire che non possa farlo io.